Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni delle ore 17. Questa sera vi porto in Valpolicella, vi voglio far assaggiare l'amarone della Valpolicella perché sabato scorso c'è stata l'anteprima dell'amarone 2006. Un appuntamento importante, apre tra l'altro la stagione delle anteprime che si svolgeranno da qui a tutta la primavera. Appuntamento anche molto importante perché dell'amarone in questo momento se ne parla molto. È certamente un vino sotto l'attenzione di tutti, sia del mercato che della critica. Del mercato lo testimoniano i più di 8 milioni di bottiglie vendute nel corso dello scorso anno. Lo testimonia il fatto che negli ultimi anni l'uva messa ad appassire in queste terre è sempre cresciuta, arrivando fino ad un potenziale di 15 milioni di bottiglie che si è ridotta quest'anno a circa 12 milioni di potenziale naturalmente. Certo, qualche preoccupazione c'è perché non sappiamo esattamente quali saranno i mercati capaci in questi momenti di accogliere dei vini così importanti e così anche costosi naturalmente. Ma noi naturalmente confidiamo nel fatto che i buoni produttori sappiano in qualche modo girare per il mondo e portare quindi anche l'amarone dove probabilmente finora non è mai arrivato. Da un punto di vista qualitativo invece l'attenzione è molto forte perché in questi ultimi anni non soltanto il clima qualche volta ha aiutato la qualità di questi vini, ma anche l'agricoltura, la viticoltura soprattutto, ha dato risposte positive. Molti dei vigneti un pochettino malandati, un pochettino mal coltivati che c'erano in queste terre, frutto di vecchi impianti che tendevano a produrre tanta uva ma di qualità non certamente molto molto elevata, si sono modificati, si sono stati rimpiantati e quindi sta un pochettino sparendo la pergola veronese per favorire invece maggiormente il buio, cioè un sistema quindi produttivo più contenuto, più qualitativo, che fa lavorare meglio le radici in quanto si fanno vigneti più fitti, più con viti una più vicina all'altra, capaci quindi di far lavorare le radici in profondità e non soltanto in superficie. Quindi c'è tutto un mondo che si sta davvero ponendo, come dire, all'attenzione di tutti i soggetti proprio perché sta modificando sostanzialmente il suo livello qualitativo. Dai pochi buoni campioni, dai pochi buoni vini che eravamo abituati ad assaggiare, la qualità sta crescendo tantissimo. In questa anteprima del 2006, appunto che si è svolta a Verona sabato scorso, vi dicevo, erano presenti 66 campioni, non tutti già in bottiglia, qualche campione dalla botte, ma tutti davvero di buona qualità, di buon livello. Qualche eccezione naturalmente, ma del tutto marginale. La cosa più importante è sottolineare come appunto la qualità collettiva sia decisamente cresciuta in questi ultimi anni. Da questi 66 campioni naturalmente abbiamo scelto 4 vini con i quali cercherò di spiegarvi quali sono un po' le tendenze, quali sono un po' le caratteristiche di queste uve. 2006, vi ripeto, un'annata importante perché ha dato modo alla pianta di maturare bene le uve e successivamente anche la stagione dell'appassimento si è svolta sotto buoni auspici, nel senso che non ci sono state troppe giornate troppo umide, quindi muffe molto molto contenute o comunque facili da controllare e di conseguenza grande stagione vegetativa, buona stagione di appassimento, quindi ottime uve da usare appunto per la vinificazione di questo vino. Vinificazioni sempre piuttosto difficili e lunghe perché naturalmente si tratta di far fermentare dei mosti altamente concentrati con una grande quantità di zucchero e di conseguenza con tutte le difficoltà del caso. Ma ecco che piano piano tutte le aziende si sono attrezzate, hanno capito quali sono in qualche modo le tecniche da utilizzare in cantina per portare a compimento delle belle fermentazioni pulite, nitide e quindi con sapori e profumi nel vino decisamente buoni, netti, favorevoli, estremamente freschi, seppur dati da toni così dolci e maturi della confettura. Ecco, questo è in senso praticamente dell'annata 2006 dell'Amarone che adesso andiamo a vedere. Partiamo allora.